Sono Fabiola Pancotti, ho partecipato al bando Forme di Interazione, un concorso di idee per la realizzazione di un'opera d'arte visiva all'interno degli spazi della Bottega del Terzo Settore. Questo concorso è stato bandito da UNICAM, Facoltà di Architettura e Design, in collaborazione con la Fondazione CAISAP. Il motivo per cui ho partecipato a questo concorso è stato quello di voler lasciare un piccolo segno alla comunità ascolana che circa 9 anni fa mi ha accolta, che ero una ragazza in cerca della propria strada e tuttora sono ancora alla ricerca della mia strada, ma questa città continua a farmi sentire a casa come se fosse il primo giorno che stessi qui, nonostante io sia fisicamente lontana dalla mia città d'origine. Questi stessi principi di aiuto verso i giovani e di accoglienza sono intrinseci al progetto e quindi è stato naturale accoglierli per provare a farne un'opera d'arte visiva. L'input invece del processo creativo è partito dall'individuazione di alcuni concetti chiave, che sono quello di comunità, rappresentata dalle persone, quello di solidarietà, che invece è simboleggiata dalle mani che si tendono l'una verso l'altra per stringersi, dal territorio, che è rappresentato a fondale scenico dell'opera, ed infine, ma non per ultimo, il concetto di sostegno, che invece è rappresentato dalle mani che si protendono dal basso verso l'alto, proprio nell'atto di sostenere. E inoltre la scelta dei colori, con tonalità in prevalenza calde, ha contribuito a creare appunto un'atmosfera accogliente e di positività.